Allora, giornata uggiosa, non sapevo cosa fare, ho detto quasi quasi vado al mattatoio. Questo è un drive-in, cioè un luogo dove si può fare il tampone senza uscire dalla propria automobile. Così ci sono minore possibilità di contagio, non si sovraccaricano gli ospedali dove ci sono anche altri malati. Lui è fortunato, sulle bocca. Il tampone si fa in una struttura apposita che è il drive-in, senza andare all'ospedale, senza andare al pronto soccorso, rischiando di infettare altre persone. Bocca e naso. Nel tempo la controlleremo sempre meglio, ma bisogna continuare a essere molto prudenti. Quel coso lungo che ti entra in naso, c'è un po'. Che devi fare? Io sono obbligata, quindi non ho scelta, se no non l'avrei fatto. Perché non hai scelto, scusami? Perché è obbligatorio se fai un intervento chirurgico. Mio figlio è un sospetto positivo, quindi per diminuire le possibilità che io stesso sia contagiato. Al momento che un mio collega è positivo, il mio medico di base mi ha consigliato il tampone per essere sicura di non le hanno obbligato, diciamo, lì al lavoro. No, me l'hanno consigliato, non è un stato nobile, quindi io per coscienza personale mi sto sottoponendo al tampone. C'è stato un contatto con un positivo e perché ha avuto febbre per qualche giorno. Ma ha visto le immagini su quel coso così lungo che entra il naso? Cioè, si è preparata psicologicamente? Sì, sono preparata, però non sono una persona particolarmente impressionabile, quindi mi devo fare, lo farò. Un ragazzo, un signore, ci stavo parlando adesso, però non voleva essere intervistato. Praticamente mi ha detto che lui è venuto a fare il test qua perché sua moglie era risultata positiva, no? E lui è stato a contatto con sua moglie, anche lui adesso sta aspettando, ha fatto il test, chissà come andrà a finire. Vai lì, un po' come al Mac, no? Ovviamente se vuoi uscire dalla quarantena devi fare i tamponi come sono obbligatori per legge e quindi dopo 14 giorni fai il tampone. E cosa ne pensi delle persone per dire che hanno idee un po', che dicono che è tutto un po' esagerato tutto questo, no? Sinceramente no, non sono in grado di poter dare un giudizio, però se bisogna fare così va fatto. E lo dicono gli esperti, ovviamente. Ma lei perché ha qualche problema e lo No, fa? è mia moglie che lavora al Ministero dell'Economia, hanno chiuso e i dipendenti non possono entrare. Ah, quindi bisogna farlo per forza, se no non si entra. Tutti quanti. Ah, quindi ormai è obbligatorio, anche se non si hanno sintomi. Quelli del Ministero dell'Economia hanno dato ordine tassativo di portare il certificato del tampone. Ma secondo lei è un po' esagerato tutto questo o no? Stanno esagerando e come? Ne stanno approfittando. E ogni tampone costa 70 euro. Ah, quindi per fare questa cosa qua costa 70 euro? No, se lei viene a farlo costa 70, altrimenti si deve far mettere una sigla che la mettono quasi tutti i medici, 5G1. Se sulla ricetta non c'è 5G1. In contatto con un ragazzo che è risultato positivo. E chi l'ha deciso che questo ragazzo era positivo? Diciamo, c'è cioè com'è? Tampone, lui ha fatto tampone. Ecco, diciamo, il drive-in è questo qua, è qui dove, diciamo, il greggio e le persone, diciamo, si uniscono. L'11 settembre, no? Famoso 11 settembre. E tutti sappiamo quanti edifici sono crollati là, no? Quanti? Due. Abbiamo anche un cane da fuori qua. Vieni, vieni, poi lo apri.